Prestazioni come iniezioni, flebo o medicazioni, ma anche interventi socioassistenziali e riabilitativi si potranno presto prenotare a prezzi contenuti attraverso la rete delle farmacie di Napoli e provincia, perché a partire dal 1 febbraio arriva la Card della Salute, un'iniziativa promossa da Federpharma con la Physio Medical Consulting e accolta con favore dall'amministrazione comunale, che consentirà ai cittadini di ottenere assistenza infermieristica e domiciliare da personale qualificato ed in tempi rapidissimi. Un'iniziativa che si aggiunge all'iniziativa pubblica in grado di moltiplicare la capacità di offerta e a condizioni calmierate esattamente quello che occorreva fare, perché in situazioni di crisi occorre potenziare il sistema di risposta, e quindi davvero un'iniziativa che l'amministrazione cittadina saluta con grande soddisfazione e piacere, offrendo loro tutta la collaborazione che potrà da questo punto di vista servire. La tessera funziona come una carta ricaricabile. Le prestazioni richieste potranno essere acquistate singolarmente o utilizzando la card nell'opzione prepagata, e si potrà fare direttamente nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa oppure via telefono e attraverso il web. A prezzi sostenibili, con un enorme controllo e validazione della qualità del servizio stesso. Oggi la card della salute, mi auguro domani di poter annunciare altre nuove iniziative. Una di queste, la più significativa, sarà la distribuzione di una serie di volantini nelle farmacie sulle 10 regole d'oro per prevenire il cancro della prostata, che è uno delle prime patologie a più grave incidenza nella popolazione maschile ultra sessantenne.